Eccoci, eccoci, eccoci. Come state? Come va? Come vivete questa giornata? Sensazioni, emozioni? Stato d'animo? Allora, vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, ci teniamo in questa zona qua. Attivate la campanella perché è importante. Se amate il Milan, siete al posto giusto, al momento giusto. Questa è la casa dei Milanisti, il canale Rosso, non l'ho più seguito. Ogni giorno e ne andiamo ovviamente orgogliosi. Però, se non siete ancora dei nostri, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella. Dico anche ai vecchi di attivare la campanella perché è importante. Chi non si iscrive, ti fa la seconda squadra di Milano. Mi raccomando, vediamo quanti milanisti e quanti dell'altra squadra. Eh, commentate, lasciate un like prima di partire, vi consiglio anche di scaricare gratuitamente l'app di OneFootball che è sponsor del Milan. È gratuita. L'app numero uno con tutte le notizie esclusive live calcio mercato personalizzabile solo con notizie di Milan. Si possono vedere gli highlights quando ci sarà il campionato del Milan gratuitamente. E ne vale la pena. Vi metto il link qui sotto nella descrizione di questo video, potete andare a cliccare e scaricarla rapidamente in un minuto, io vi aspetto, non mi muovo da qui. Allora, eh, ci sono delle novità importanti, molto importanti. Diciamo che a livello di nomi di idee, di, di proposte, di obiettivi, di volontà mi sembra di capire che a livello di nomi, non ancora di fatti il progetto è davvero ambizioso come ha detto Scaroni anche ieri è chiaro che dai nomi dalle idee da, dagli spifferi che arrivano dal club bisogna passare ai fatti però ecco eh, siccome questi nomi escono anche dal club mi rifiuto di credere che si facciano uscire certi giocatori che a me piacciono, a qualcuno magari un po' di meno, comunque di un livello così e poi tu vai a prendere giocatori di un livello così. Mi sembrerebbe poco logico. È chiaro che in questo momento il Milan ha interesse, lo sta facendo a far uscire eh, ipotesi di lavoro, obiettivi trattativi, proprio per far capire che non è che adesso si eh, disinveste nel Milan e, e si va a fare un Milan debole, mediocre. Però se tu stai facendo venire magari la bocca dolce, il palato su obiettivi secondo me di buonissimo livello, e poi devi almeno confermare quel livello se non salire, se scendi, ha poca logica far uscire in questo momento certi nomi. Questa è una regola che, che nel mercato, è, è, è d'obbligo per tutti i grandi club. Eh, adesso arriviamo con le novità. Intanto, volevo commentare rapidamente Leonardo. Che a dispetto della faccia pulita, nei modi diciamo, eleganti, più o meno, quasi sempre, non è mai stato tanto simpatico. Ricordo una volta, eh, passava in una zona dove, dove ero presente con, con altri colleghi a San Siro nel corridoio che facevo uscire da San Siro. Portava la tribuna, chiesi una cosa a Ronaldinho e lui mi mandò quel paese in maniera che. Che davanti, che davanti pubblicamente magari non fa vedere, però vabbè, non è un personaggio che mi piace molto, diffidate da quelli che vogliono stare simpatici a tutti. Eh, lui comunque dice che eh, la scelta di Mar su Maldini crea disamore, che lui ha sempre lavorato in gruppo, e il flop mercato frutto di decisioni congiunte, e poi dice che gli algoritmi non sono novità, li usavo anche io, quindi è una cosa che lui prova un po' a ridimensionare, eh, detto che... Cardinale stesso aveva detto qualche mese fa Gli algoritmi, i dati, li usano tutti Ma la differenza è saperli usare come li usi E lui si sta valendo di, di società anche molto all'avanguardia su questo aspetto Vedremo Il mercato degli algoritmi Che deve essere integrato ovviamente dalla persona dall'andare andare sul posto, da osservare E questo Moncada lo fa Capire anche le motivazioni di un giocatore eh, Quanto sta bene fisicamente Quanto può essere soggetto a infortuni la famiglia e, e il carattere la professionalità del giocatore cosa che gli algoritmi gli algoritmi non ti dicono allora eh, siamo partiti con, con il mercato quindi effettivamente diciamo il da 3 o 4 giorni e non il primo luglio come lo scorso anno però ecco un, credo che un obiettivo lo perdiamo perché o meglio abbiamo provato a inserirci nelle ultime ore in maniera decisa e eh, netta su un giocatore che però ecco, difficilmente vedrà la maglia del Milan proprio perché ci siamo mossi un po' tardi perché la precedente direzione con Maldini non voleva questo giocatore, invece è uno dei pallini di Moncada. Il, il giocatore in questione è Van Dicà. che sta per diventare un giocatore della Roma, salvo clamorosi colpi di scena finché non ci sono le firme tutto può cadere, però ecco, dovrebbe rimanere. Dovrebbe rimanere Fedele al, al patto con il clavicello rosso con Tiago Pinto, e quindi andare alla Roma personalmente mi dispiace perché è un parametro zero. È giovane, è piede mancino, ha delle caratteristiche che ci mancano un po' anche sulle palle alte, eh, sull'impostazione. Eh, poteva fare anche il terzino quindi potevamo prendere due piccioni con una fava. Eh, peccato, peccato. Speriamo che, che in altre situazioni si possa arrivare prima, che sia troppo tardi su di lui effettivamente siamo arrivati tardi vedremo se era nella testa di moncada solo un'occasione da sfruttare perché adesso andava via parametro zero o se avrebbe ricoperto un ruolo importante strategico mi spiego meglio lo prendi soltanto perché va a zero o lo prendi perché ti serve un giocatore di quel tipo se ti serve un giocatore di quel tipo allora vedremo eh, su, su chi altro andremo Magari non subito perché il difensore non è una priorità, eh, doveva essere una priorità parametro 0 andare subito. Quindi, vediamo se arriverà un giocatore mancino con quelle caratteristiche. Bravo sulle palle alte. Magari un po' più avanti, però a quel punto dovrà andare a spendere di cartellino. Questo è chiaro ed evidente. Eh, mi dispiace, ripeto, perché, secondo me, è un giocatore che al Milan poteva starci bene, mi piaceva. Un po' poco costante se vogliamo, ma anche margini di crescita, e è andata così, o meglio, sta per andare così, e vediamo cosa succede. Dopodiché, con le priorità sono altre. Priorità numero 9, eh, centrocampo, numero 9 centrocampo e tre quarti, esterno di destra, in quest'ordine, secondo me, eh, numero 9 centrocampo, li metto lì più o meno la pari. Tre quartiste, strano di destra, un po' dopo, poi terzino difensore ancora sotto. Eh, noi dobbiamo, dobbiamo inserire tre o quattro titolari, direi anche quattro titolari, e se ne azzecchiamo questi siamo, non dico a metà dell'opera, ma, ma molto, molto avanti. Per il centrocampo, che cosa succede? Che l'infortunio di Benasser costringe a fare un, due operazioni. Prima l'idea era aggiungiamo il terzo titolare, adesso deve essere aggiungiamo il terzo titolare che però diventa secondo perché fino a fine dell'anno ben non lo vedremo e poi ci metterà un po' a tornare a regime dopo un del genere. E un altro non tanto di complemento, ma magari anche un po' più pronto. Eh, Love Su Cheek. In questo momento eh, è un nome che si è un po' raffreddato, ma non dobbiamo depennarlo ancora. e eh, in tanti mi chiedevate, anche nel Milanello risponde, e nelle prossime ore risponderò al prossimo appuntamento, ma perché il Milan non va su questo giocatore? È un parametro zero, si sposte forte, e io dicevo ragazzi avete ragione, però evidentemente non piace. Ecco, voltando pagine, in questo nuovo corso invece eh, sta guidando il Milan chi eh, eh, gradisce molto il profilo di cui tanti mi avete fatto proposte, che è Yuri Tilemans. Giocatore di 26 anni, nato il 7 maggio 1997, belga, alto 1,76. Quindi non porterebbe centimetri, chilogrammi, fisicità. però servono anche giocatori con queste caratteristiche. Che eh, tra tre settimane vedrà scadere il suo contratto, il suo rapporto professionale con il Leicester, visto che sta per diventare, appunto, è già, anzi a tutti gli effetti, un parametro zero. Quest'anno in premiera ha fatto 31 partite, 3 gol e 2 assist. 5 gol in 58 partite con il Belgio, eh, non ha fatto le eh, coppe europee. Centrocampista che può fare, giocare in centrocampo a 2, può fare eh, la mezzala, eh, ha giocato anche un po' più avanti, ha giocato anche un po' più arretrato davanti alla difesa lo scorso anno lui in Premier League fa 6 gol e 4 assist. L'anno prima 6 gol e 4 assist. L'anno prima 3 gol e 6 assist. Insomma, è un giocatore di grande esperienza, davvero grande esperienza. Ehm, che ha anche presenze nel in Champions League, l'aveva fatta anche con l'Anderlecht e ehm, l'aveva fatta anzi con l'Anderlecht, mentre con l'Estera ha fatto al massimo eh, l'Europa League. Sto controllando, si sì. profilo secondo me che sarebbe a parametro zero una straordinaria presa. Ricordiamo che c'è anche il decreto crescita, non ti chiede al momento follia a livello di ingaggio. Eh, vi faccio vedere anche la mappa di calore. La vedete qui, è un centrocampista eh, che quest'anno è stato impiegato più sul centrodestra, ma è tutto campista. Vi do anche qualche parametro in più. Lui era stato una scoperta di Moncada. E qui tornano le idee di Moncada, proprio perché adesso è salito in sella nella cabina di, di comando. Allora, lui è uno che in Premier League eh, ha segnato sempre di destro... Poi ha creato 10 occasioni, grandi occasioni, 82% passaggi riusciti non è male per un centrocampista. Eh, 2,1 take la partita, eh, dribbling riusciti 84%, non male, duelli vinti in totale 58%, eh, che è comunque una buona media. 4 cartellini gialli, 0 cartellini rossi, e eh, Insomma, è un bel profilo, un profilo europeo, un profilo di esperienza, un profilo che ha 26 anni, ha tanti anni di carriera davanti. C'è su di lui la Roma, ci stiamo giocando molto con la Roma, eh, che con Dika dunque vince la prima battaglia. Dovessimo riuscire a soffiare Yuri Telemans, non sarebbe male, su di lui c'è anche il Galatasaray. Qualcuno può dire però se la pre dalla Premier League se lo fanno scappare, insomma, significa che forse non è così grande, non è un gran bel giocatore. Obiezione che mi permetto di, di ricevere, nel senso che effettivamente dalla Premier, se esci dalla Premier, significa che non hai convinto magari al massimo o che vuoi fare scelte diverse, questo, questo dovremo scoprire poi. Personalmente, mettere nel centrocampo Telemans sarebbe un'operazione molto, molto brillante. A parametro 0 la potresti anche abbinare a anche un altro acquisto. Ecco, mi spiego meglio, visto che abbiamo tonali ben a serra fino a fine dell'anno, tu potresti pensare anche di aggiungere tiene massa a parametro 0 e poi anche un love lobster cheek, cioè anche uno fisicamente ben messo. Anche perché Pioli fa questa richiesta, lui vuole centimetri kg. Diciamo che nel gioco delle coppie potremmo vedere, anche se non hanno caratteristiche identiche, Ben e... e Tillemans, Tonali e Loftus-Cheek, o comunque un altro di, di statura. Uno deve arrivare con quelle caratteristiche. Personalmente Yuri Tillemans sarebbe un'operazione brillante, intelligente, secondo me da fare, senza pensarci troppo, eh, magari sfruttando proprio il, il rapporto professionale, umano e affettivo eh, tra Geoffrey Moncada e appunto questo eh, giocatore eh, ditemi che cosa ne pensate per il resto ragazzi insomma vediamo un po' se, se arriviamo anche ai fatti certo che se arriverà anche ai fatti è chiaro che sono arrivati l'altro ieri tre giorni fa a, a guidare non possono chiudere l'operazione in due o tre giorni però mi sembra che ci sia la volontà di partire forti poi la volontà gli spifferi, le parole, serve questa cosa qua, i fatti. I fatti serve la spunta verde e, e credo che adesso piano piano i tempi diventeranno anche maturi per la prima operazione del nuovo corso. Ditemi cosa ne pensate, vi invito a commentare numerosi qui sotto, a lasciare un bel like, mi piacerebbe arrivare a 4000 like, che possa essere ben augurante anche per la gara di ieri, mi raccomando, di, di domani. E iscrivetevi qui in questa zona, attivate la campanella. Sul logo di Milanello siete dei cuori rossoneri, se avete amato Rivera, Maldini, Baresi, Gullit, Kakà, eh, Evani, e Pierino Prati, Sebarossi, Milanisti Doc e se avete qui Materazzi ha maggior ragione, non potete non iscriversi, non, non potete non iscrivervi qui. Vi rimando anche ai video di questa mattina in cui vi parlo invece dei tagli, delle cessioni, qualcuna anche dolorosa? Per quanto mi riguarda sì, perché non cade più, li voglio ribaltare il Milan. Ora vedete il video in sovraimpressione, un abbraccio a tutti, ci vediamo più tardi, ciao!